Andrea, buonasera, sono Nico, Molise Underground, benvenuto a questo nuovo episodio. Come stai? Ciao Nico, molto molto bene, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Noi siamo particolarmente emozionati veramente di averti qui oggi in studio, anche perché tu, diciamo, sei la colonna portante di tutto quello che è stata un po' la nightlife e il clubbing molisano. Quindi per me è un grandissimo onore averti in studio. Bene, Andrea Rizzi, credo che non ci sia bisogno di presentazioni, quindi direi di passare direttamente a quello che poi è il fulcro di tutta la nostra conversazione, insomma, magari il modo in cui ti sei avvicinato alla musica. E ovviamente tutto quello che hai fatto nell'arco di tutti questi anni. Amico, come ben sai, gli anni sono tanti. Quindi, insomma, dovremmo fare diverse puntate. Comunque, Sì, no, ma noi abbiamo tempo, non è un problema. volendo riassumere, diciamo, io mi avvicino alla musica direi puro caso, non provenendo da una famiglia di musicisti o comunque di gente che, diciamo, aveva una passione spiccata per la musica. Sì. Quindi diciamo, mi sono costruito da solo, diciamo, è una sorta di autocostruzione. E Sì. tutto inizia a 13 anni. 13 anni, Quindi molto, 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 molto giovane. sì, se non vogliamo mettere date, molto, molto, molto giovane. Parliamo di vinile, parliamo di. Ti dico solo, ancora non erano stati fabbricati i Technics 1200, quindi diciamo si suonava con i Lenny, con i giradischi a cinghia, magari con giradischi diversi, cioè uno di un tipo, uno di un altro. Quindi diciamo che era fare il DJ, era una sorta di. Come fare il prestigiatore, cioè dovevi un po', come dire, cercare di leggere tutte le situazioni che ti si presentavano, che erano sempre diverse. Immagino, ne so qualcosa perché mio padre ha ancora questo tipo di console, un Marantz e un Technics, un SL103 vecchissimo, quindi trazione a cinghia, quindi ne so qualcosa. Immagino, immagino, immagino. Poi guarda, come dicevo, non avendo, come dire, un'estrazione familiare, è stato un mio avvicinarmi alla musica, naturale, diciamo, per dote, come può capitare per tante persone, no? Che Sì. hanno quell'orecchio predisposto e si incuriosiscono e cominciano a ricercare. Ed è quello che ho fatto io, che ho iniziato a fare a 13 anni, iniziando a comprare vinili, perché allora c'era solo il vinile, abbonandomi a un'iniziativa che sentita dire oggi sarebbe incredibile, ma comunque ideata da Renzo Arbore, che con l'avallo della SIAE, che è la Società Italiana dei Diritti d'Autore, ogni mese lui, come dire, faceva una sorta di selezione di brani di diversi generi musicali e li raccoglieva in una sorta di compilation fatta di 5-6 vinili, Sì. quindi tracce singole, e spediva agli abbonati. Io mi abbonai e cominciai a ricevere questi vinili dove dentro c'era di tutto, dai Duran Duran agli Spandau Ballet, a
Roxy Music, cioè generi musicali completamente l'uno distante dall'altro. Quindi c'era il mese che il pacco ti piaceva di più, c'era il mese che il pacco ti piaceva di meno. Poi la liberalizzazione dei diritti ha permesso alle label Quindi diciamo era una tipo una specie, una sorta di classifica che stilava Renzo sì, Arbore. Sì, che faceva lui, a suo libero arbitrio, tu come dire, dovevi solo accettare, non potevi in alcun modo modificare. Ma ti dico che dentro c'era roba, insomma, che ancora oggi si suona, perché insomma Renzo Arbore, come tu ben sai, è il più grande collezionista di vinile in Italia. Esattamente. E ha oltre 70.000 titoli in vinile, ed è una cosa, insomma, solo a pensarci mi sento male. Ma io credo che solo il nome è una garanzia, quindi diciamo sì, che sì. Ne valeva davvero la pena. Quindi poi niente, poi parliamo di un'epoca che rispetto a oggi potremmo definire come dire, paleolitica, perché nel senso si facevano le feste in casa, nelle ville, in campagna, no? Quindi erano veramente altri tempi. Io ho iniziato così, con le festicciole nelle case in campagna, si mettevano i lenti, non si può sentire, ma diciamo funzionava così. E poi precocemente a 16 anni sono diventato DJ fisso al Good Moon insieme a Andrea Palazzo e a Franco Wolf, che era il DJ residente, insomma, lo chiamavano l'uomo dalle scalette, perché lui si preparava le scalette, e quindi sapeva tutti i brani che doveva mettere uno dopo l'altro, cosa che io non ho mai fatto nella mia vita. Comunque vabbè, e quindi abbiamo fatto questa esperienza al Good Moon, che era un piccolo club di Campobasso, dove si ballava di pomeriggio, di domenica pomeriggio. Sì. Perché in quegli anni il trend, ma non solo a Campobasso, il trend era nazionale. Ascoltando un'intervista che tu hai fatto al mio carissimo amico di Termoli, Bubu, anche lui ti ha confermato che Fabrizio, andava sì. Fabrizio, anche Massimo, devo dire la verità, infatti lui da lì, da quello che ho capito, vi siete conosciuti proprio al Good Moon. Sì, che si andava domenica pomeriggio a Basso, perché c'era il Rio e Sabrina, che erano due bellissime discoteche, e che ovviamente, stando sul mare, godevano dei favori del turismo, e quindi d'estate facevano grandi numeri e grandi ospiti, e quindi noi dall'interno ci spostavamo sul mare, ma arrivavamo anche a Pescara come piazza, diciamo, anche perché, voglio dire, era un mondo completamente diverso, dove non c'erano tutor o qualsiasi altra forma di controllo per chi si metteva in viaggio per andare a ballare, diciamo, mettiamola così. Sì, è vero. Erano proprio altri tempi, sotto tutti i punti di vista. Sì, no, ma c'era una predisposizione più autentica, più come dire, veramente mirata al divertimento, cioè al fatto di andare a sentire dei generi nuovi, dei sound nuovi, il ruolo del DJ, che era un ruolo predominante, no? Cioè sì. Il nome, insomma, pagava,
successivamente il mercato è cambiato radicalmente, cioè è proprio si è completamente ribaltato rispetto a, almeno a quel tipo, all'epoca in cui io ho vissuto diciamo l'esperienza di stare nel clubbing, diciamo, no? Quindi di aver avuto la fortuna di il piacere e la fortuna di poter stare in console con i più grandi del mondo, e quindi sai, dirlo oggi magari può sembrare vantarsi, ma non è così. Cioè, io non mi sono mai vantato, ma insomma, stare con Clossel, con Kevorkian, con Vivega, con Tony Enfris, con Kenny Dope e con tantissimi altri che potrei citare, insomma, sono state esperienze che mi hanno dato tanto, perché poi immagino lavorare con i top DJ, top producer al mondo, insomma, sicuramente qualcosa ti lasciano. Sicuramente ti lasciano, ma è anche un modo per diciamo così, comunque è formazione, perché ovviamente stando suonando insieme a loro comunque c'è anche un tipo di adrenalina completamente diversa dal, diciamo, dal vivere la solita serata in un clubbing, quindi anche la pressione ovviamente è diversa, e credo anche a livello di ricerca, quando tu magari sapevi che la settimana prossima dovevi mettere musica insieme a, chiaramente credo che anche la tua selezione, diciamo, era leggermente diversa. Bravissimo. Più ricercata. Poi è un fatto individuale questo, no? Cioè il fatto di continuare a studiare, leggere, quello che ho fatto io quando facevo l'università, dove voglio dire ho letto la storia, un libro che consiglio a tutti di leggere sempre, che è La storia del jazz, scritto da Arrigo Polillo. Io che di jazz non sapevo niente, ma io sono diventato un appassionato di jazz da solo, cioè non perché qualcuno me l'ha insegnato, ci sono arrivato da solo. Sì. Questo per dirti che ci sono molti stereotipi in giro. Quando tu sei molto motivato e hai voglia di metterti in discussione, è una grande passione, di solito arrivi, cioè di solito poi i risultati arrivano. Sì. Ovviamente non arrivano da sé, arrivano perché ti confronti, perché leggi, perché studi, perché fai migliaia di chilometri per andarti a sentire un DJ, per andare in un festival, per andare in una rassegna di jazz, e poi tutto quello che ti rimane dentro si mescola, no? E alla fine quello che mi viene fuori è un'evoluzione di un percorso di una persona che non sapeva minimamente dove sarebbe arrivata. Sì, guarda, concordo in pieno, anche perché poi diciamo che la musica, a prescindere dal genere che poi in discoteca si va a mettere, diciamo un'infarinatura, una cultura personale, comunque è sempre buona averla, anche perché queste secondo me ti aiutano poi a trovare una tua identità, un tuo stile. Io credo che quando magari qualcuno ascoltava Andrea Rizzi è perché lui aveva un modo di esprimersi X. Magari se vai a sentire Ralph vai perché lui ha, in base alla cultura musicale che lui si è costruito in tutti questi anni, ha una cultura Y, credo. Uh-huh. No, so no, se... no, verissimo. Ti ripeto, Nico, è oggettivamente difficile
fare dei raffronti temporali tra la mia generazione e quella che oggi dovrebbe essere la generazione che frequenta neanche più le discoteche, perché le discoteche forse come le intendiamo noi non esistono più, ma questi locali dove c'è una combinazione di attività di ristorazione e di intrattenimento e di ballo, che sono diventati il trend degli ultimi 10 anni, tranne rarissimi casi, sì. che ancora permangono in Italia. Ma, è vero. Ma quello che io ho visto con la mia esperienza di tanti anni, anche insieme ai miei amici che mi hanno accompagnato e con cui ho condiviso tantissime esperienze nel corso della mia crescita, è il fatto che è venuta meno proprio la curiosità. Cioè, una volta si andava il DJ era un punto di riferimento perché ti faceva scoprire i generi musicali, cioè ti faceva scoprire dei mondi. Sì. E poi se tu avevi, come dire, una predisposizione o comunque eri interessato, comunque anche tu andavi a coltivare. Adesso ovviamente in un'era così tecnologica dove tu puoi avere tutto a casa collegandoti a internet e potendo avere una banca dati musicale infinita, quando noi abbiamo dovuto fare sacrifici enormi per poter avere dischi dischi come dire alla pari dei migliori DJ d'Italia, noi pagavamo sempre lo scotto che partivamo da Campobasso, cioè chi stava a Roma, infatti, o chi stava a Milano o chi stava a Napoli, chi ce l'aveva a casa sua. Noi se non facevamo 150 minimo 150 chilometri, i dischi non ce li dava nessuno. È vero, infatti non c'era Amazon che ce li portava in un giorno. Esattamente. Non ti volevo interrompere, ti volevo far finire il discorso e per poi farti una domanda. Dimmi. Qual era per noi, diciamo, le generazioni di, soprattutto quelle che sono nate oggi o da qualche anno, sicuramente Beatport è il computer di casa. Ma tu, sì, quando eri giovane, qual era il tuo Beatport, diciamo, il tuo negozio dove ti sei sempre trovato bene? Dove acquistavi? Vabbè, io credo che ne sia più di uno, perché ovviamente. Ovviamente sì, più di uno, come qualche altro mio amico e collega, tanto per dire, sì, ti ha già testimoniato nelle tue interviste, i chilometri fatti sono stati tanti, perché io andavo a Riccione, sì, per me Riccione era la mia fonte di approvvigionamento musicale, Rimini e Riccione. Da Disco In, Disco Più e Vinyl Junkies a Rimini. E sì. Spesso partivo sabato mattina alle 5:30 di mattina da solo, o qualche volta con qualche amico che mi accompagnava, ci facevamo, no, 900 km in un giorno per andare a comprare la musica, e la sera tornavamo e poi andavamo al Velvet per proporre tutte le novità della settimana. Ma eravamo pazzi, perché solo i pazzi possono fare queste cose, delle persone normali le fanno queste cose. Il Velvet, però, diciamo che il Velvet passione, è stata un po' casa tua. La passione era talmente tanta e la voglia di di riscatto anche, sai, no? Nel senso, perché una provincia piccola deve essere sempre screditata, comunque non può competere con altri, anche nell'offerta musicale, no? Sì, 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 sì. Però devono incrociare talmente tante condizioni, e c'è stato un periodo in cui questo è avvenuto.
per merito di pochissime persone. Dopo la nostra generazione, cioè quella mia, di Massimo, di pochi altri, è venuto tutto meno. Sì, tutto meno, okay. Perché è arrivato il digitale, è arrivato l'illegalità, cioè lo scaricare musica senza pagare, e quindi cioè, ognuno poteva tirare giù musica senza spendere un euro, o poi come dire, con un semplice programmino andava con il suo computer a suonare. Ma è vero. Insomma, non è la stessa cosa che aver fatto il percorso che abbiamo fatto noi, insomma. Sì. Quindi, io non voglio giudicare, dico solo che sono tempi completamente diversi e che vanno in qualche modo compresi, però io non mi sento di affiancarmi o di mettermi a relazionarmi con un ragazzino che non ha mai comprato un disco nella sua vita. Assolutamente sì, direi. È il minimo, insomma. Direi. Io vi posso solo consigliare cosa fare. Beh, è già tanto. Sì, è già tanto. È vero. Ti faccio solo una domanda, visto che hai parlato del Velvet. Tu sei stato insieme, credo, ad Andrea Palazzo, perché diciamo, sì, a livello di musica house eravate voi due siete stati, diciamo, i pionieri. Noi due, cioè, o meglio, per essere più precisi, Andrea Palazzo il primo anno, sì, quindi quando fu aperto il Velvet, e lui era il resident, io non c'ero. Sì. E poi il secondo anno eravamo io e Antonio Martino. Ah, ok. Ecco. Ed è in quell'anno che noi abbiamo avuto, grazie anche a Massimo Petrarca, il piacere e l'onore di ospitare Coccoluto nel privé, e altri grandissimi DJ che sono venuti a suonare a Campobasso, ma a Campobasso partivano da Pescara, partivano da Foggia, partivano da Benevento. La gente veniva da insomma, avevamo un flusso non indifferente, perché è vero. Primo perché non c'erano tutte queste restrizioni e tutto questo timore nel muoversi o nel mettersi in macchina per andare a ballare, e secondo perché la programmazione del Velvet era una grande programmazione. Esattamente. Era una grande programmazione. Infatti a questo su questo volevo un attimo, insomma, volevo andare tra virgolette a parare, nel senso che comunque tu, Andrea Palazzo, come Antonio Martino, ma come Massimo Di Vico a livello di animazione eccetera, insomma, era un grande staff, quindi diciamo che se Campobasso in quel periodo, io la definisco un po' la Rimini del Sud, perché credo che sia stato anche questo Campobasso. L'unica differenza è che non c'era il mare, forse, era anche perché comunque c'era dentro gente capace, gente che sapeva programmare, perché un locale oggi credo che senza programmazione non è che abbia tantissime strade davanti. La bravura, la programmazione è fondamentale, così come le competenze che devono essere a 360 gradi. Esattamente. Cioè, tu puoi avere il più bravo DJ del mondo, ma se poi non hai dei barman, non hai uno staff valido, purtroppo i risultati non arrivano. È vero. Cioè, il risultato di un club per un periodo c'è stato tutto. Poi è crollato tutto, e poi purtroppo non c'è stata più una classe di imprenditori della vita notturna, li chiamo io, capaci di andare avanti, cioè di andare oltre a quello che si era fatto, sì, fino ad ora. E fatto sta che sono dovute arrivare
due cugini da un paese che è Sant'Elia Pianesi, per aprire l'impero, che sono, conosci benissimo chi sono. E certo non sono di Campobasso, quindi imprenditori della vita notturna campobassana noi ne abbiamo avuti. E poi quando anche il fenomeno del clubbing è venuto meno, ancora peggio, perché poi è intervenuta la crisi economica e sociale negli anni 2010, dal 2010 diciamo in poi, e anche molti posti che erano dei posti di riferimento. Io ti cito un posto a cui sono molto legato, non peraltro per aver creato il primo aperitivo a Campobasso musicale, che era il Plaza Caffè, sì, a Piazza San Francesco da Tonino, dove per due anni, venerdì e sabato, lì non si capiva niente. Ed era un barrettino di 20 metri quadri, voglio dire. Ma dove c'è musica buona, comunque la gente fa salti mortali pur di accaparrarsi un posticino. Sì, effettivamente poi lì a San Francesco al Plaza comunque hanno sempre organizzato belle serate, devo dire la verità. Sì, piccolo, però come si dice, nella botte piccola c'è sempre il vino buono, quindi assolutamente sono stati 2-3 anni veramente insomma gratificanti, perché comunque cioè, la gratificazione per un DJ qual è? Che ti venga qualcuno a dire cos'è sto pezzo, cioè, sì, che cosa stai suonando, cioè, che cosa stai mettendo, che musica è questa, perché quando ti propone al pubblico e nessuno manifesta un interesse verso la musica, vuol dire che c'è uno scollamento totale tra la realtà del locale e quello che tu stai facendo. Esattamente, concordo in pieno con quello che hai detto, è vero. Se non c'è una certa empatia anche tra il DJ e la persona e le persone che hai di fronte, comunque non voglio dire che forse non è arte per te, però una domanda io comunque insomma me la farei. anche due. Sì, è vero. Ti faccio una domanda, ma tu hai mai prodotto oppure hai mai pensato un giorno di a questa cosa? Sì. Purtroppo questo è il mio più grande rammarico. Io facevo l'università ai tempi ed ero resident all'Underground City a Pescara, quindi stavo insieme a Ivan Jacobucci e Claudio Di Rocco e Ivan Ferrari. DJ Sera molto Bologna. Così, terra terra, con lo studio appena. Sì, Ivan si era trasferito a Bologna, aveva aperto il suo studio di registrazione e diciamo che insomma io ero molto molto interessato a buttarmi nel mondo del producer, cioè delle produzioni di diritti d'autore, no? Sì. Che è un mondo che mi interessava molto. Poi purtroppo insomma per problemi familiari questo non mi è stato possibile e quindi sono rimasto a Campobasso, però insieme a Petrarca, Durante, Capischio e altre persone abbiamo gestito due cose, abbiamo organizzato festival, abbiamo gestito locali, abbiamo ospitato tantissimi ospiti internazionali, noi abbiamo fatto il G7 di Cesanova al Blue Note di Miniello con la console montata vicino al camino, che penso che non abbiano mai suonato vicino a un camino acceso a console. Comunque vabbè, abbiamo fatto tante belle cose. Il mio più grande rammarico è che le generazioni successive alla nostra non hanno non c'è stata quella continuità, capito?
di ragazzi che erano interessati a fare qualità Sì. e a gestire locali. Forse c'è Purtroppo stato un vero e proprio quello salto temporale. ha spezzato proprio tutto un lavoro che era stato fatto per anni, È per anni. vero. Poi quando è stato ripreso, Era diciamo, tardi, erano è un po' come il ponte rotto. Manca quella parte che poi è una parte fondamentale per poter andare avanti e portare avanti un certo discorso di continuità, come dici giustamente tu. certo, Sì, è vero. vabbè. Quindi, vabbè, però non è mai troppo tardi, insomma, si può sempre, voglio diciamo che No, non è mai troppo tardi. Io quindi mi può auguro sempre che qualche avverare. ragazzo sento parlare di, insomma. No, a te dico, non è mai troppo tardi anche per produrre, quindi è un sogno che per adesso magari è un sogno, però voglio dire, di tempo ce n'è davanti, quindi Chissà, mai chi dire lo mai. sa, chi lo sa, chi lo sa, mai dire mai, bravo, mai dire mai. Attualmente stai portando avanti qualche altro progetto come No, DJ io a set, cioè parte. tranne adesso perché questo è un periodo chiaramente con il Vabbè, Covid, chissà complicato, per molto quanto, complicato, esatto. molto complicato. No, io a parte l'aggiornamento mio, perché la mia passione è la musica, e quindi l'aggiornamento è continuo e costante su moltissimi generi musicali, e quindi insomma, impegnativo, perché io devo ascoltare centinaia di tracce, a differenza di uno che ascolta solo un filone musicale, per dirti. Sì, immagino. Però continuo ad andare avanti, la musica mi emoziona, mi dà sempre le cose più belle, cioè le migliori soddisfazioni le ho dalla musica, e quindi penso che continuerò così. Non potrà essere che non così. Bene. Ti faccio un'altra domanda, ritorno un attimo sempre un po' indietro con diciamo la storia. Dopo il Velvet, chiaramente c'è stato il boom, insomma, abbiamo ormai diciamo anche i nostri amici che ci ascoltano hanno avuto modo di vivere un po' tutta quella che è stata la storia di come è nato e diciamo quello che è stato e che purtroppo poi è finito e ce l'ha raccontato proprio Massimo che era uno dei soci del Velvet e dopo il Velvet ti sei trasferito all'Impero e per quanti anni sei stato all'Impero? Dirti un numero insomma, Credo è difficile, però diciamo sicuramente più di 5. E ti posso solo dire, tu nomini Impero, ma all'Impero hanno messo piede Jovanotti, Saturnino, tantissimi ospiti che sono stati fatti da Michele Stella e da Lello, e poi comunque un locale che aveva il privé, noi potevamo continuare a sperimentare, diciamo, generi un po' più diciamo, di tendenza, che a quei tempi era la garage come filone musicale prevalente, Sì. prima che poi si trasformasse in soulful nei contesti di oggi. Però Sì. prima si chiamava garage, la Deep House, insomma, il buon Carry Chandler era nato e aveva prodotto ed era arrivato nel mercato discografico, fermo restando i capisaldi come Vittorio Vega, come Morales, Frankie Knuckles e tutti gli altri mostri sacri della house music, che sono riusciti a produrre a 360 gradi musica di altissima qualità. È vero, sì, che ancora tutt'oggi,
almeno per chi è un po' più, diciamo, tra virgolette, anziano del settore, nei suoi DJ set comunque qualcosa dell'anno post c'è sempre. Ma io quello che credo che sia un po' come un tatuaggio. Il tatuaggio te lo porti, magari, non so, te lo porti sul braccio Guarda, per tutta la vita. E così anche la musica. io sono una delle, diciamo, come si dice, tra virgolette, soddisfazioni che mi sono tolto e aver fatto l'apertura a Kenny Dope a Termoli, a Living Room, con Anane, che era anche presente prima che diventasse poi la compagna di Kenny, di Little Vega, e Mr. V, che pure è il rapper che collabora con la loro label. E dopo la mia apertura, insomma, tutti mi fecero i complimenti, insomma, fu una cosa molto bella, un locale strapieno, insomma, era un delirio. Insomma, quindi vedere che, insomma, che un DJ americano di quel livello ti fai complimenti, insomma, penso sia una cosa che mi è rimasta, infatti è una cosa che mi porta dentro sempre. Beh, sicuramente. Credo che siano anche delle. È una prova che comunque si è lavorati bene, e soprattutto, a parte magari anche la tecnica, anche No, ma la, diciamo, hai più che la avuto tecnica è la la selezione. selezione, esatto, perché poi alla fine magari c'è chi ha una tecnica, magari una propria tecnica, ha sviluppato una tecnica sua, o magari chiaramente c'è chi è un po' più forte, chi è un po' più debole, però la cosa importante, che poi è quello che arriva al cuore delle persone, credo che sia proprio la selezione, che poi ci contraddistingue anche l'uno dall'altro, perché preferire A a B o C a D. Infatti. Va bene. Poi mi hai detto anche che sei stato all'estero, nella chiacchierata che ci siamo fatti prima. Ti dico quest'ultima cosa. Sì. Ho avuto il piacere di fare alcune esperienze all'estero insieme a un mio amico Paolo Scotti, che era un produttore, collezionista di musica easy listening, cioè le colonne sonore dei film italiani degli anni 60-70, cioè parliamo di Morricone, eccetera, Sì. che c'è stato un periodo in cui molte tracce sono state remixate da DJ giapponesi e tedeschi, e siccome eravamo grandi amici, lui mi invitò a rappresentare. Siamo andati insieme in Austria, a Vienna, poi a Graz, a suonare in due festival internazionali di musica, dove io sono stato in console con i Gotham Project, con i Kyoto Jazz Massive, con i giapponesi. Insomma, sono state esperienze molto molto belle, perché comunque ti confronti con col mondo, Sì, quindi sicuramente. non è più l'Italia, però ti devo dire che abbiamo fatto una gran bella figura. Non poteva essere altrimenti. Sì, siamo andati bene. Secondo No, te, dopo il periodo di. Una domanda che sto facendo a tutti, diciamo, secondo il tuo punto di vista, torneranno dimmi. Sì. le discoteche? Soprattutto, diciamo, questa è mirata più che altro al Molise, però magari ti faccio la domanda, diciamo, che è riferita sia al Molise ma un po' anche in generale, visto che ormai la discoteca si può dire che è quasi finita, o meglio, è finita, proprio perché credo che No, questo virus ci abbia amico, dato il colpo di grazia sì, al molto. no, vabbè, capisco la domanda. No, la mia risposta è no. Quel mondo è finito, è un mondo finito.
Adesso c'è da capire come trovare un trade union tra intrattenimento, far ascoltare buona musica con degli impianti di qualità e in posti confortevoli, cosa che purtroppo noi in Molise non abbiamo. La sfida è questa, la sfida non è più fare il capannone e mettere 10.000 watt di impianto, perché quelli erano i rave degli anni 80. Sì. Adesso bisogna puntare sulla qualità e poi ricominciare da una generazione, educarla. I ragazzi vanno educati. Sì, a tal proposito, adesso, che consiglio puoi dare a un ragazzo che magari domani mattina si innamora della musica, si appassiona magari al giradischi, al CD o alle nuove tecnologie, anche se io il mio consiglio è sempre di: va bene utilizzare il Traktor, però devi conoscere anche un po' la storia al riposo e iniziare un po' dal vinile. Ti posso citare un caso, non so se sono autorizzato, comunque vabbè, familiare, perché sono mio figlio che fa 15 anni sì. E che insomma è cresciuto con black music, insomma, di quelle di altissima qualità, e ascoltava cose incredibili fino a 10 anni, 11 anni. Poi le medie l'hanno già cominciato a deviare, le superiori l'hanno devastato completamente, però adesso ricomincia a prendersi il vinile, a riascoltare un po' di roba insomma un po' più di qualità, ma non li puoi costringere, cioè no, loro devono fare un loro percorso, loro devono fare un loro percorso. Io quello che dico sempre a mio figlio è che tu c'è il vantaggio, a differenza mia, che io tutta quella roba che tu vedi là su quella bellissima come dire, parete di vinile, io la a comprare perché mio padre non ce l'aveva, tu ce l'hai. Lì ci sono quindi, chilometri e chilometri. Quindi soprattutto tu parti già avvantaggiato, poi dipende da te, cioè, perché non è che la musica deve essere per forza un valore predominante nella formazione di una persona, però deve essere comunque un valore. Sì. E non deve essere un qualcosa di, come dire, astratto. Ha una grande fortuna tra le mani. Spero che speriamo che la riesca a coltivare. Sì, infatti. Va bene, Andrea, è stato veramente un piacere enorme. Io credo che le persone non aspettavano altro. Infatti più di qualcuno mi ha chiesto: "No, Andrea." Dico, noi faremo, dico, guarda, e Diego è la persona che si occupa di iniziare a portare avanti i contatti, magari chiedere, perché sì. Ovviamente c'è anche chi dice: "No, vabbè, a me non interessa questa cosa." Beh, è chiaro. Però la tua testimonianza diretta di come ti sei costruito, di come hai portato avanti questa passione, di come tuttora la porti ancora avanti con grande amore, credo che per i giovani di oggi, diciamo, per le persone un po' che hanno vissuto con te tutto il contesto a partire dal Velvet, l'Impero e tutto quello che è venuto dopo, sicuramente sarà un bel ricordo. Ma io credo che la lezione di oggi, spero che i giovani e chi vuole intraprendere la carriera del DJ, io consiglio di ascoltare le cose che tu hai detto oggi. Quello è il mio pensiero, che magari grazie. Tu sei una persona troppo buona. Personale. No, guarda, io sono esattamente del tuo stesso parere. Io quando ho iniziato ho avuto la fortuna di papà era un disc jockey, quindi molti vinili me li sono trovati. Quindi poi io ho iniziato ad acquistare i vinili, adesso chiaramente un po' di meno, però comunque ogni tanto ancora
faccio qualche ordine. Poi, vabbè, ovviamente è subentrato il mercato del CD che ci ha un po', insomma, devastato tutto. Però, quando devo fare qualcosa, se ho la possibilità di poter scegliere, sicuramente il vinile è tutta la vita, perché Traktor è fenomenale, perché hai la possibilità di con una borsetta porti il mondo dietro. Però, come dicevamo anche nella conversazione che abbiamo avuto prima di iniziare il programma, portare i 50 kg di dischi addosso era sicuramente un'altra cosa. Prima si sudava, esattamente. Adesso con un hard disk 10 centimetri porti di tutto. Non tanto quando uscivi, ma quando dovevi tornare. Soprattutto. Va Ringrazio bene. per l'ospitalità. Grazie a te. Spero che, insomma, ti sei sentito a tuo agio. E Sì. Grazie per tutto, un a abbraccio te. e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie mille. Tante belle cose. Ti auguro il meglio e spero di poterti avere in un'altra chiacchierata molto presto. Ok, ciao Grazie caro. mille, ciao Andrea. Ciao, ciao Nico, Ciao, 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 ciao. ciao. Questa è la storia di Andrea Rizzi. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio.